Hola! Per chi non lo sapesse, spoiler, fare lo youtuber non vuol dire un cazzo, ma proprio un cazzo di niente. Mi trovo in Vietnam su una spiaggia fighissima, in un piccolo villaggio di pescatori, e qui non c'è nient'altro se non persone che pescano su queste barche che sono più delle bagnarole che non altro. Però poco ci importa oggi, perché questo probabilmente è uno dei video più importanti del canale, perché dà due cose fondamentali. Il primo è il perché e il secondo è capire le origini, che sono due cose che servono per far sì che tutto continui ad andare. Però approfondiamo tutti questi concetti, che sono tutti correlati fra di loro. E per farlo, nonostante questo posto sia molto figo, la sabbia. Poi se va nei microfoni, nelle varie cose, nelle borse, è un casino, e già c'è andata. Quindi ci spostiamo da qui a qui. Poveri pescatori vietnamiti. Che non possono andare a pescare oggi, che è troppo mare. Che vuoi tu? Oh, oh, stai calmo. Banana coffee. Another one? You will give me the video? No, 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 it's for me. No! What do you mean? Va bene, dai, prima di cominciare questo nuovissimo video, introduciamo lei. Hello, welcome to your retreat in Vietnam. Originally from Albania. Albania. Grew up in Germany. E vengo qui perché banana coffee. Ci prendiamo un one banana coffee mentre illustro tutto quello che avevo da illustrarvi. Allora, partiamo dall'inizio. Comunque che posto fighissimo, guardate che prospettive. Come è giusto fare, mentre aspettiamo il nostro banana coffee, partiamo dalle origini. E per farlo i numeri sono i seguenti. 16, 5, 3, che rappresentano 16 anni, 5 anni, 3 mesi. Un po' come Harry Potter, che non è il mago che sceglie la bacchetta, ma è la bacchetta che sceglie il mago. Quando avevo l'età più o meno di 8 anni, 9 anni, YouTube nasceva, esplodeva in Italia, io ero alle elementari, guardo per la prima volta YouTube e a me si illuminano gli occhi. Epifania totale! Impazzisco per quella cosa. Che immaginatevi quando eravate piccoli e per la prima volta i vostri genitori vi regalano qualcosa o vi portano per la prima volta a fare sport da qualche parte e voi letteralmente impazzite, vi innamorate di quella cosa. Bene, per me quando ero piccolo è successa la stessa cosa su YouTube, è stato proprio bam, amore a prima vista, epifania totale. E voi starete dicendo, ma scusa Giulio, ma tu hai cominciato a fare i video solo 2 anni fa. Ci arriviamo. Dovete sapere che alle origini, insieme a un mio amico che si chiama Alessandro, avevamo cominciato a fare i primissimi video. Il nostro intento non era nemmeno caricarli su YouTube, il nostro intento era semplicemente divertirci per fare i video. Quando hai 8, 9, 10 anni, 11 anni, se adesso sono esaltato, pensatevi a quell'età lì. Cioè, che avevamo le idee che ci scoppiavano in testa. Quello che facciamo è prendere i primi smartphone e cominciare a registrare video come se non ci fossero domani, video come se non ci fossero domani, video come se non ci fossero domani. Amatorialissimi, però ci divertivamo troppo a fare quei video, ed erano video demenziali di un livello incredibile, ma quando li vedevamo eravamo super contenti, eravamo super esaltati di quella cosa. E personalmente ero guidato e ispirato dalle prime persone che vedevo su YouTube e il mio sogno era arrivare a fare quella roba lì. Dopodiché, cosa succede? Arriva il fratello di Alessandro, che era molto più grande di noi, guarda tutti i video che noi avevamo girato, ride come un pazzo, ci guarda in faccia e fa: ragazzi, voi siete troppo divertenti quando fate i video, però vi rendete conto che siete ridicoli. Da lì, la fine di tutto. Smetto di fare qualsiasi tipologia di video. A questo punto voi potreste pensare, wow, che sfiga. Cioè, se non ci fosse stato lui, avresti cominciato a fare YouTube proprio all'inizio, quando è nato YouTube. Ed è qui che vi fermo, perché quella roba lì è stata la fortuna più grande della mia vita. E il motivo è molto semplice in realtà, se ci pensate. Ovvero che se al primo coglione che viene, qualsiasi cosa voi state facendo nella vostra vita, viene e vi dice: ti rendi conto che sei ridicolo mentre fai questa cosa? E voi smettete, vuol dire che appena uscite fuori casa, la primissima folata di vento ve ne volate via, fate... Quindi 16 che cos'è? 16 sono gli anni nel quale ho fatto tutte le esperienze che ho fatto di vita, che sono state fondamentali, che poi mi hanno portato a caricare il primissimo video 2 anni e mezzo fa. 5 anni invece che cosa sono? 5 anni sono la prima bozza di video,
concreto da caricare su YouTube, quando sono partito in Irlanda. Quindi ho detto, dopo 11 anni più o meno, ho detto ok, adesso faccio il mio primo video su YouTube. Vado, registro e lì mi rendo conto che però non riuscivo ancora, non era ancora il momento. Non perché non ero bravo a fare video e allora non era il momento di caricarli, no no. Cioè faccio il mio primo viaggio in Irlanda e lì mi rendo conto che avevo troppi problemi, avevo troppe cose da sradicare, avevo troppe cose da capire. E quindi passano altri 5 anni dove faccio esperienze di vita incredibili, vado a Milano, vado, faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro, imparo a fare mille cose diverse in mille situazioni diverse, e sono stati gli anni fondamentali di vita dove mi sono formato tantissimo e dove ho levato veramente tante problematiche. E invece 3 mesi che cosa sono? 3 mesi sono il tempo che ci ho messo per editare il primo video. Cioè prendere i primissimi materiali, riordinarli, che se non avessi avuto l'esperienza che ho fatto a livello lavorativo a Milano negli anni precedenti sarebbe stato impossibile, riordino tutto il materiale, lo metto su una timeline e ci metto 3 mesi per editarlo. E se lo vedete è un video semplicissimo, sto parlando del primissimo video sul canale. Ve lo lascio qui. 3 mesi perché? Perché ogni volta mi mettevo davanti alla camera, qualsiasi cosa dicevo mi bloccavo, poi edita, poi fai. È stato un lavoro complicatissimo. Senza dimenticare che per abituarmi a fare video scendevo di casa col telefono e registravo i video della mia giornata a caso. E quella roba lì non ho pubblicato niente, perché l'intento non era pubblicarlo, ma era esercitarmi a me che faccio i video a caso. Per caricare il primo video su YouTube ci ho messo 16 anni e queste sono le origini, che però al loro interno racchiudono anche il perché della cosa, ovvero perché vuoi fare YouTube? E la risposta è racchiusa in realtà in tutto quello che vi ho detto fino adesso. Cioè tu non puoi avere nella tua testa una cosa per 16 anni, adesso se ci aggiungiamo gli ultimi 2 anni dove l'ho fatto sono diventati 18 anni. Thank you! Oh my god, look at this beautiful art! Banana coffee! Banana coffee! Interruzione tattica, buono. Che donna! Cheers! Cheers! Rieccoci. Ritornando al discorso di prima. Perché YouTube? YouTube, per quanto mi riguarda, è stato amore a prima vista. È stato quel qualcosa che non sai che cazzo ci potrai mai fare sopra. Però allo stesso tempo è stata la mia ossessione. È stata l'unica cosa nella mia vita, da quando sono nato, ho detto qualsiasi cosa succeda, io devo arrivare a usarla. Quindi perché lo fai? Perché è stato amore a prima vista. È stato quel qualcosa che dici, devi essere mio, ti devo fare mio. Ora arriviamo al clou del video. Ovvero, perché fare lo YouTubers non vuol dire un cazzo. Perché proprio come questo robo qui, che dico robo, parola milanese, ovvero un Leatherman, che ha mille funzionalità diverse, come la pinza, il martello, il coso per accendere il fuoco, il cacciavite, l'apriscatole e tutta un'altra serie di cose, è uno strumento. Però se uso la pinza di sta roba qui, io non sono un pinzaro. Se uso il coltello di sta roba qui, non sono un coltellaro. E la stessa cosa, per quanto mi riguarda, vale per YouTube. Cioè, fare lo YouTuber, tra virgolette, che cosa può voler dire? Caricare i video su YouTube e usare quella piattaforma lì. Ma è una parola troppo semplicistica, perché YouTube è uno strumento. È che cosa serve questo strumento? Serve a divulgare il messaggio che vuoi comunicare. Su YouTube ci sono registi, agricoltori, persone che hanno avuto un'esperienza di vita immensa, biologi, neuroscienziati. Quindi di conseguenza, per fare veramente YouTube, tu non puoi essere uno YouTuber, che magari può voler dire il tizio che fa i video e li carica. Tu devi essere, soprattutto a oggi come oggi, che la qualità dei video si sta alzando di un livello schifosamente alto, tutto tranne una persona che carica semplicemente dei video. Devi essere qualcuno che ha delle esperienze di vita, qualcuno che ha qualcosa realmente da dire, qualcuno che sta condividendo davvero un valore, un qualcosa di importante. Ed è proprio per questo che vi sto per dire una cosa che va in contrasto con tutto quello che vi ho detto fino adesso, ovvero che YouTube è molto di più di uno strumento. YouTube è un viaggio interiore.
Cioè, YouTube è un qualcosa che, se non l'hai mai fatto, ti mette a confronto con le tue paure, con il dover migliorare ogni volta, con il dover approcciare alla camera, con il dover approcciare i commenti delle persone, con il dover capire come fare quello, come fare quell'altro, e soprattutto con il capire qual è il valore aggiunto che vuoi portare nel mondo e cosa vuoi condividere con gli altri. Sintesi, fare lo youtuber non vuol dire un cazzo, perché per poter caricare i video su YouTube devi essere molto di più, devi diventare di più, devi andare oltre. YouTube è un viaggio di vita e l'unica cosa che posso fare in questo momento è ringraziarvi per vedere i contenuti che faccio, perché quello che voi state vedendo in questo momento è un'evoluzione di vita e che mi porterà a fare molto di più rispetto a tutto quello che voi avete visto fino adesso. Quello che state vedendo adesso è il percorso per arrivare a fare altro. E voi in questo momento ne siete partecipi.